pesce l'ha risolto l'ingegnere Francesco Guida. Chiariamo innanzitutto che l'ingegnere Francesco Guida, che ha una villetta su Via Faro proprio di fronte a Grotta Pesce, non ha nulla a che vedere con Francesco Guida, funzionario della Regione Campania. L'ingegnere Francesco Guida lunedì pomeriggio mi ha telefonato perché aveva saputo del giornale Nuova Capri e di quello che era stato scritto, chiarendomi un po' tutta la vicenda. Un chiarimento che comunque va a cozzare con gli atti del Comune di Anacapri, delibera di giunta, delibera di consiglio comunale, quanto ha fatto il sindaco Franco Cerrotta, quanto ha fatto il responsabile, amministratore unico dell'Anacapri Servizi Paolo Staiano ed anche il responsabile ufficio tecnico del Comune di Anacapri, l'architetto Filippo De Martino. Nella telefonata l'ingegnere Francesco Guida chiarisce che la sua villa non vale nulla, vale zero, dice addirittura, con il fatto che vi è il deposito dei rifiuti di fronte proprio ed ecco perché lui la vuole acquistare. Quindi parla con il sindaco, organizza tutto, trova un terreno di cui lui ha fatto solo il compromesso, non l'ha ancora acquistato, e il sindaco muove tutte le pedine per poter realizzare questa operazione. Quello è quello che emerge dagli atti amministrativi e dalla telefonata, che ora ascoltiamo. È un po' lunga, ma non vanno tagliate alcune parti fondamentali. Ovviamente il nastro è a disposizione dell'autorità giudiziaria, come sempre, per eventuali reati dovessero essere ravvisati. Senza ombra di smentita, la telefonata è un vestito su misura che l'amministrazione comunale, attraverso il suo sindaco, con la collaborazione dell'architetto Filippo De Martino e del responsabile amministratore unico dell'Anacapri Servizi Paolo Staiano, fa per poter realizzare quest'operazione. Ovviamente gli altri componenti della giunta e certamente anche i componenti del consiglio comunale sono ignari di tutta questa vicenda. Filippo De Martino, tra le altre cose, dovrà anche spiegare perché ha valutato 127.000 euro Grotta Pesce e perché ha valutato 127.000 euro il terreno che l'ingegnere ha offerto al comune di Anacapri. Quello che possiamo dire adesso alla fine della trasmissione è che comunque la villetta dell'ingegnere Francesco Guida in Via Nuova del Faro di fronte a Grotta Pesce con l'annessione di questa proprietà varrà almeno mezzo milione di euro in più e non 127.000 euro.